una passeggiata in Ferrari, data l'ora tarda. Volevo ringraziare Michael Kaiser per aver scelto Cefalù per presentare questo libro della Porsche, in questa regina, diceva l'amico Ray Quiles della Targa Florio, che ha scritto tante pagine bellissime su queste strade meravigliose. Un ringraziamento a Michael, che ricorda questa grandissima corsa che ancora viene ricordata in tutto il mondo, non soltanto dagli italiani o dai siciliani, ma in tutto il mondo. E quindi è un motivo di grande soddisfazione per noi che questo libro sia stato fatto, perché credo che farà il giro del mondo e rimarcherà ancora il valore e la bellezza della nostra terra e il valore di questa mitica corsa che ha visto i più grandi campioni e le più grandi macchine del mondo. Volevo ringraziare l'amico Jonathan Williams, che rivede con tanto piacere. Lui è un pilota del passato, di quel passato glorioso che ahimè ricordiamo soltanto con tanta nostalgia, perché oggi vedere la Formula 1 ci addormentiamo quasi tutti. Credo che non sia più né uno spettacolo e neanche un esempio. Perché mi devono spiegare perché dopo 5 giri ti cambiano le gomme, o dopo 10 giri ti cambiano le gomme, e noi a Le Mans facevamo 5.000 km in 24 ore e cambiavamo le gomme soltanto due volte, quindi siamo andati incredibilmente indietro. Quindi ancora un ringraziamento a Michael per questo bel libro che mette in risalto la bellezza della nostra terra e il valore di questa grande macchina. Grande, ti ringrazio a te, ai tuoi collaboratori, a Enzo Manzo, a tutti gli altri, e un abbraccio a tutti quanti nel ricordo di questa bella manifestazione. Non l'ho potuto fare, però scusate, una cosa la devo. Io devo un grazie pubblico a mia figlia Federica, e oltre a essere la webmaster di Targapedia, che è il sito web. Significa webmaster? È la creatrice del sito sul quale scrivo su internet, Targapedia, che è un sito che diffonde la memoria della Targa Florio in maniera libera e fa sì che questa memoria non vada dispersa. Oltre a questo, mia figlia Federica, ma anche mia figlia Sara, mi hanno aiutato non poco nel dialogare in maniera corretta con Michael, perché conoscono bene l'inglese, e Sara che mi ha aiutato nella traduzione in inglese della parte introduttiva del libro che io ho scritto. Questo lo devo alle mie figlie. Grazie.